La Virtus è in semifinale di Eurocup. In un Paladozza aggrimito a tinte bianconere, la Segafredo, nonostante una serata pessima al tiro, 2 su 24 dall'arco contro il 45% degli ospiti, supera l'ostacolo Ulm 83 a 77. Stasera la sfida tra Valencia e Metropolitans 92 decreterà l'avversario delle Lebunere. Quello che è certo è che i bolognesi non avranno fattore campo a favore. Coach Scariolo potrà comunque contare su un gruppo davvero forte, che anche ieri ha saputo soffrire in diversi momenti della partita, ma che quando contava ha messo il piede sull'acceleratore, puntando soprattutto su Jaité, vero mattatore bianconero, con 27 punti e 11 rimbalzi. Unico neo, la botta al ginocchio di Paiola, da rivalutare nelle prossime ore. Esami più approfonditi pure per Ali Begovic, ieri assente a causa di problemi alla caviglia destra. Quasi perfetti invece i ritorni in campo di Cordinier, mentre procede a rilento il recupero di Capitan Belinelli, bisognoso più che mai di ritrovare il prima possibile il ritmo partita. In un Eurocup così difficile, così complessa, competitiva, dura, a giudizio di molti, io faccio fatica un po' diciamo, a fare paragoni perché molti anni che non la disputavo, però a giudizio di moltissimi la più difficile in tantissimi anni, forse di sempre, essere nelle prime quattro è un passo, no? Un passo importante che non è stato facile. È un'emozione grandissima con questo grandissimo pubblico e più di così non si poteva sperare. Hanno giocato benissimo, loro anche, è una squadra molto tosta, ma hanno giocato duri, molto bravi. Passe percentuali da 3 punti, però palla Jaité, ci pensa lui. Che partita ha fatto Jaité? Jaité è eccezionale perché è un giocatore che noi abbiamo preso, che sembrava così così, invece è diventato una star incredibile. Si può vincere questa Eurocup. Ma ogni partita sarà molto dura perché avete visto stasera, ma sono molto forti tutti.